Buonasera, sono l'avvocato Dolce, per Valore 24 Live, del gruppo 24 Ore Professionale. Oggi parliamo del registro anagrafe e sicurezza nel condominio. A questo proposito ho preparato delle slide per provare a gestire questo, ecco qua. Proviamo a prenderle. Ecco qua, condividiamo. Ebbene, come dicevo, oggi l'argomento trattato riguarda il registro anagrafe e sicurezza nel condominio. Per affrontare questo tema, non possiamo prescindere dall'addentrarci nelle norme del codice civile che disciplinano l'istituto. In particolare con la legge 220 del 2012 è stato introdotto l'articolo 1130, numero 6, all'interno del quale troviamo una specifica attribuzione riservata all'amministratore del condominio, che è quella volta ad onorarlo dell'incombente di curare la tenuta del registro, che deve contenere, ci dice quindi anche la norma, i contenuti, le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali sugli immobili, i diritti personali di godimento, pensiamo alla locazione, comprensivo poi dei dati riconducibili all'identificazione fiscale residenziale di domicilio del condominio, ognuno ha i dati poi catastali di ciascuna delle unità immobiliari che fanno capo al fabbricato. La norma, tra l'altro, va a specificare che all'interno del registro deve esserci riservata una sezione che è funzionale all'inserimento dei dati sulle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati continua l'addentellato normativo, ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro 60 giorni, evidentemente entro 60 giorni dalla variazione. E in più, sempre la disposizione invita l'amministratore ad essere e a farsi parte dirigente nel caso in cui supponga che le informazioni acquisite o da acquisire rispetto a un determinato immobile siano precarie, allora a quel punto lo stesso può chiederne l'integrazione, il completamento al soggetto che ne è interessato. E addirittura la norma, per come è stata pensata dal legislatore, prevede un addebito dei costi ai responsabili. Vediamo poi anche come l'ha sviluppata la dottrina e la giurisprudenza questa accezione. Ma per parlare di registro anagrafe condominiale e sicurezza, non dobbiamo soffermarci solo sull'articolo 1130. Vi indico al riguardo anche un'altra norma di rilievo, che è l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile. E in particolare il penultimo comma ci dice che chi cede i diritti sulle unità immobiliari, pensiamo ad una compravendita, rimane obbligato solidalmente con l'avente causa fino al momento in cui viene trasmessa copia autenticata del titolo che determina il trasferimento del diritto. Anche di questo avremo modo e possibilità di rifletterci andando avanti con questo webinar per comprendere cosa si debba intendere per copia autenticata del titolo o quale potrebbe essere un surrogato rispetto a questa accezione così di rilievo formalistico, oserei dire, più che formale. Ci dobbiamo anche dire che il registro, alla stregua di queste due norme, deve essere considerato per quello che vale nell'ambito della gestione condominiale, vale a dire assolve essenzialmente una funzione conoscitiva, non ha una funzione costitutiva
rispetto alla qualità di condomino che viene attribuito in termini di status. Quindi il registro assolve una funzione naturalmente interna perché attraverso esso l'amministratore è in grado di poter sviluppare i rapporti con i propri mandanti, vale a dire i condomini, o se vogliamo definirli anche in senso più ampio, i cosiddetti aventi diritto, che sono coloro i quali invece vengono richiamati in quanto tali dall'articolo 1136, allorquando riflette sulla partecipazione all'assemblea dei condomini. E dall'altra parte chiaramente ha un rilievo anche esterno questo registro, se consideriamo che il condominio è un soggetto che interagisce anche all'esterno con altre persone fisiche o giuridiche e talvolta, sempre l'articolo 63 ce ne dà contezza. Occorre condividere ad eventuali ipotetici creditori del condominio anche i dati dei cosiddetti condomini morosi. Ora vedremo anche come e perché, quali sarebbero i limiti affinché dei terzi possano accedere ai contenuti di questo registro. Andando speditamente avanti, visto che il tempo a disposizione è assai breve, una volta valutati questi principi normativi, andiamo sui principi generali che ci dicono anche qual è la sostanza del registro anagrafe. Perché il registro anagrafe, che troviamo quindi inserito all'interno delle attribuzioni dell'amministratore, quindi nel 1130, è funzionale anche a garantire una gestione di un'organizzazione, come abbiamo visto poco fa, interna al condominio, ma il condominio come realtà giuridica ha una strutturazione evanescente. Naturalmente sappiamo che il condominio non ha una personalità giuridica, è stato detto che lo stesso abbia una soggettività giuridica che è stata ricavata dalla dottrina, tra questa cito anche quella che fa capo all'avvocato Nasiri, ma con i suoi testi, piuttosto che anche alla dottrina che fa capo al giudice Scarpa, Celeste, Chiesi e via discorrendo, si è riflettuto molto sulla portata di alcune norme. Adesso qua sono l'impressione trovate quella dell'articolo sulle trascrizioni, che è importante, il 2659, perché riconosce la possibilità di trascrivere nei registri immobiliari un immobile intestato al condominio, ma dietro il condominio sappiamo che in realtà si cela una comunione tra condomini che sono effettivamente i titolari del diritto reale a fronte del determinato cespite, ma ritornando alla soggettività giuridica, essa sicuramente può essere ricavata dall'articolo 1129, allorquando ci riferisce che tra gli oneri dell'amministratore vi è sicuramente quello di far accedere i fondi condominiali direttamente in un conto corrente intestato soggettivamente per l'appunto al condominio. Ed è altresì evidente che se il condominio è una realtà giuridica che cela soggettivamente i singoli partecipanti che contribuiscono a caratterizzarlo soggettivamente, alias i condomini, e dall'altra parte lo stesso status di condomino può essere assunto alla stregua di quei principi normativi che abbiamo enunciato poc'anzi, vale a dire il 1130, numero 6 e lo stesso 63, al momento in cui l'amministratore ha effettiva compiuta conoscenza del fatto che il soggetto che acquista un determinato immobile lo è in quanto tale perché gli ha trasmesso un'attestazione. Il codice abbiamo visto che parla addirittura di copia autenticata. Io ti dico più genericamente, anche a fronte degli studi notarili affrontati, che sarebbe anche sufficiente una mera attestazione da parte del privato che acquista l'immobile della propria qualità.
Questo status di condomino quindi può essere determinato proprio in questo preciso momento. Ma dall'altra parte non dobbiamo dimenticarci che nel condominio, nel diritto condominiale, non può avere accesso il principio dell'apparenza del diritto, da cui la perfetta valorizzazione e il rilievo del registro anagrafe. Questo perché? Perché come riportavamo sopra, nei rapporti interni, soprattutto laddove traggono fondamento da un'obbligazione, pensiamo alla ripartizione delle spese tra condominio e condomini, quindi a quella obbligazione che si riflette su questi principi e su questi presupposti, il dato soggettivo, cioè il destinatario dell'obbligazione, il condomino in quanto titolare del potere dominicale, è rilevante proprio in ragione del fatto che lui risponderà dell'obbligazione per l'immobile di cui è titolare, perché ricordiamo a noi stessi che l'obbligazione condominiale sotto questo aspetto viene definita come un'obbligazione propter rem, non un'obbligazione dunque che segue la persona, ma un'obbligazione che segue l'immobile, come ci hanno insegnato i maestri del diritto condominiale. Allora, a quel punto, quale apparenza volete che possa sussistere nel caso in cui l'amministratore invochi il principio dell'apparenza del diritto quando va a recuperare i crediti nei confronti di chi possa apparire come condomino? L'ipotesi scuola, del caso scuola che in genere viene affrontato nelle aule di giustizia, è quello in cui la proprietà dell'immobile fa capo al marito, alla moglie, mentre il marito che partecipa alle assemblee, che scrive all'amministratore, rappresenta i propri interessi condominiali, sembrerebbe interfacciarsi apparentemente come legittimato. Quindi nel caso in cui si determina una morosità in capo a quell'immobile, l'azione monitoria, il decreto ingiuntivo non andrà fatto al condomino apparente, ma evidentemente va fatto al condomino effettivo, che nella fattispecie abbiamo visto essere la moglie. Naturalmente anche qui le questioni su questi aspetti non hanno mancato di toccare vicende giudiziarie che sono arrivate fino anche in Cassazione, e viene sottolineato ed evidenziato come il ruolo dell'amministratore nell'ambito della vita condominiale è tale da valorizzarsi necessariamente anche sotto il profilo dell'implementazione dei dati da inserire all'interno del registro anagrafe. Ora, andando avanti, capiremo anche perché questo assume pure un rilievo nelle sue mille sfaccettature. È però anche da dire, qua consentitevi questo leziosismo richiamando anche la dottrina, addirittura quella di Maurizio De Tilla, che quale primo commentatore, uno dei primi commentatori della riforma del 2012, della legge 220 del 2012, leggendo appunto l'articolo 63, penultimo comma, quando rappresentava che i singoli che l'avente diritto e chi cede i diritti sull'unità immobiliare rimangono solidalmente responsabili dinanzi al condominio, laddove non danno luogo alla comunicazione per l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale. Allora, a quel punto, proprio facendo incetta dei precedenti giurisprudenziali che dicono che l'apparenza del diritto non può essere applicata, assume che si possa parlare di apparenza affievolita. In realtà, con i risvolti giudiziari, questa questione dell'apparenza affievolita viene anche meno, perché seppure abbiamo dei precedenti giurisprudenziali che ci dicono che semmai il singolo condomino non collabora con l'amministratore e non lo informa del fatto di essere tale, aiutando l'amministratore ad aggiornare l'anagrafe, per cui in un'ipotesi del genere, semmai lo stesso non venga convocato alle assemblee, lo stesso non potrebbe lamentarsi della irregolare convocazione fatta al suo dante causa. Qua adesso nella sovrimpressione avete un tribunale di Firenze del 29 gennaio del 2016 che,
salva l'amministratore per non aver aggiornato l'anagrafe, prendendolo sarà col condomino che non ha collaborato. Tra l'altro, di recente annovero un tribunale di Rieti con la sentenza del 3 giugno del 2024, in cui addirittura si assume che non è esigibile ragionevolmente chiedere all'amministratore una continua e costante verifica dell'esistenza dei trasferimenti di residenza. Però dall'altra parte, ancora continuando, abbiamo anche questo tribunale di Catania del 10 luglio del 2020. Dall'altra parte non possiamo però distinguere due aspetti di rilievo rispetto a, da una parte, l'onere dell'amministratore di curare l'aggiornamento alla stregua dell'articolo 1130 numero 6 e dall'altra parte l'onere del singolo condomino di informare degli aggiornamenti soggettivi in capo all'unità immobiliare secondo l'articolo 63 delle disposizioni attuazione al Codice Civile. Questo bilanciamento a fronte dell'acquisizione dello status condominiale non può per ragioni pragmatiche, che sono quelle che muove la giurisprudenza che abbiamo citato di merito, però essere oggetto, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, di alcun compromesso di sorta. Nel senso che la strutturazione con cui si configura un condominio nelle sue plurime sfaccettature collegate alla organizzazione, funzionale, vedasi ad esempio l'assemblea, non ammette, diciamo così, equipollenti. Quindi ciò vuol dire che se l'articolo 1136 stabilisce che l'assemblea non può essere convocata se non consta della presenza di tutti gli aventi diritto, per riuscire a raggiungere questo risultato non c'è imperizia che tenga rispetto all'implementazione dei dati all'interno del registro anagrafe. Perché se è vero che se è vero che il condomino, quindi l'avente diritto, non abbia collaborato nelle more per informare l'amministratore di essere subentrato nei diritti del precedente avente causa, è altrettanto vero che l'amministratore, una volta che dà luogo alla costituzione di quell'assemblea, la determina soggettivamente con la partecipazione di un soggetto che non ha diritto a prendervi parte. Quindi questo vulnus, secondo la giurisprudenza di legittimità, vi segnalo questa ordinanza del 24 aprile del 2023, la numero 10824, non ammette assolutamente alcuna deroga di sorta. Quindi se la giurisprudenza di merito ha lasciato quelle aperture rispetto a queste questioni, in realtà il giudice di legittimità ci dice il contrario, assumendo che quel rapporto, quindi tra l'articolo 1130 numero 6 e l'articolo 63, comma 5 delle disposizioni di attuazione per l'acquisizione dello status di condomino, non ammette nessun tipo di scusante o esimente nei confronti del condominio, nei confronti alias dell'amministratore, dando luogo quindi alla prevalenza della responsabilità dello stesso nel non aver disposto l'aggiornamento rispetto a quella del singolo condomino che non ha collaborato per consentire l'integrazione e l'implementazione dei dati a livello del registro anagrafe. Volendo andare speditamente avanti, possiamo anche riprendere il concetto iniziale, vale a dire che questo registro è sì funzionale, abbiamo visto, nell'organizzazione dei rapporti interni e quindi abbiamo dato modo, seppure velocemente, di valorizzarlo in termini di apprezzamento per quanto riguarda la convocazione dell'assemblea e per quanto riguarda il recupero dei crediti. Però dall'altra parte il registro è anche rilevante, è importante per quanto riguarda il recupero dei crediti da parte dei fornitori. I fornitori possono essere i creditori che, secondo l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, possono quindi chiederne all'amministratore i dati. E
È chiaro che per chiedere i dati devono essere legittimati perché devono avere un titolo esecutivo. Tra l'altro, questo mi permette anche di aprire una parentesi: sono sempre più frequenti i contratti d'appalto, i contratti che riguardano appunto i fornitori condominiali con la precisazione di specifiche clausole, le quali prevedono direttamente per quanto riguarda l'appaltatore di poter accedere all'anagrafe che viene già di per sé condivisa, così come viene condivisa di per sé, stando a questi impegni contrattuali novellati alla stregua di questa esperienza processuale che è maturata a medio tempore, anche l'onere dell'amministratore di informare il creditore del condominio e aggiornarlo rispetto allo stato di recupero dei crediti. Stato di recupero dei crediti che deve permettere al terzo fornitore, nel caso in cui debba agire per recuperarlo nei confronti dei condomini morosi, di sapere chi siano essi, ma soprattutto di sapere qual è l'entità della somma che può recuperare nei confronti dei singoli morosi. Ricordando anche che l'articolo 63 delle disposizioni d'attuazione al Codice Civile contiene anche un'ulteriore clausola che permette il recupero dei crediti anche nei confronti dei condomini cosiddetti virtuosi. Quindi quelli che hanno un beneficio di escussione laddove i morosi risultino incapienti. Al di là delle questioni di carattere privatistico e civilistico, sotto questo aspetto devo dire che il registro anagrafe ha assunto sempre più importanza anche nella sfera del diritto amministrativo, laddove praticamente devono e vengono erogati al condominio, negli edifici, servizi quelli ad esempio della raccolta differenziata. In cui gli enti locali, il caso di Messina è emblematico, con un'ordinanza rispetto alla raccolta differenziata, il sindaco ha preteso, a livello regolamentare, che per la disciplina e l'organizzazione di questo tipo di servizio l'amministratore collabori inviando allo stesso ente locale i dati dell'anagrafe condominiale e tutte le variazioni per tempo. Quindi conveniamo tutti dell'importanza di questo registro, quindi dal punto di vista esterno ci sono degli incombenti, poi troveremo anche andando avanti dei rilievi contenutistici anche collegati ai contratti di locazione, per cui all'interno abbiamo visto che non devono essere calati nominativi soltanto dei titolari dei diritti reali, ma anche i titolari di diritti personali di godimento, come le locazioni, per cui è addirittura obbligatorio l'inserimento, e addirittura le leggi speciali di natura fiscale prevedono la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di chiedere conto all'amministratore degli estremi di registrazione dei contratti di locazione, che all'interno di essi devono essere anche menzionati. Ed è altrettanto chiaro che l'amministratore nella gestione di questo tipo di incombente deve curare anche un momento di carattere economico per garantirne la debita implementazione, perché soprattutto se caldeggiamo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che tende ad evidenziare, anzi ad enfatizzare, la diligenza dell'amministratore per provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe. Tuttavia, come anche la migliore dottrina ha rilevato, non sempre la questione dei costi da addebitare direttamente ai singoli condomini che danno causa al mancato aggiornamento del registro anagrafe risulta essere chiara in seno alla giurisprudenza, anche attraverso l'interpretazione dell'articolo 1130 numero 6, che ci dice che l'amministratore può addebitare direttamente i costi a chi vi ha dato causa. Perché chiaramente noi, soprattutto in sede assembleare, non possiamo andare e fare una sorta di giurisdizione domestica. Possiamo certamente rappresentare che il condominio è stato costretto a sostenere dei costi per l'aggiornamento dell'anagrafe perché alcuni dei partecipanti al condominio non hanno collaborato col professionista per consentirgli l'aggiornamento. Siccome abbiamo visto che l'aggiornamento è fondamentale per garantire la continuità gestionale di un fabbricato condominiale, allora quel costo, questo
a mio avviso dovrebbe essere sostenuto al primo acchito da parte del condominio, perché funzionare alle esigenze condominiali relative alla debita implementazione del registro, come è il suo aggiornamento, ma dall'altra parte permetterebbe poi in seno al rendiconto, una volta che la posta debitoria viene cristallizzata, all'amministratore di svolgere a quel punto un'azione di recupero dei crediti avvalendosi dello strumento monitorio, a maggior ragione avvalorando la circostanza che quella spesa è una spesa che nasce in capo al condominio proprio per una mancata collaborazione in termini di lealtà e probità da parte del singolo condomino. È anche vero, e questa slide ve ne dà dimostrazione, che ci sono degli spiragli talvolta nella gestione della corrispondenza che l'amministratore ha con taluni partecipanti al condominio, che aprono direttamente a un'imputazione diretta di spese collegate alla corrispondenza informativa, che vi annovero per completezza argomentativa. Ritornando al registro anagrafe, rispetto ai contenuti che esso deve costare, li abbiamo letti quando abbiamo cominciato a descrivere l'articolo 1130. In genere quella che vedete è una slide che ne riporta il rilievo con l'indicazione del foglio, della particella, del subalterno, della categoria dell'immobile, l'identificazione del singolo condominio secondo l'anagrafe e il codice fiscale. Abbiamo anche detto che devono essere menzionati eventualmente i dati dell'allocazione, e attenzione anche all'ampliamento dei dati da riportare rispetto alla titolarità dell'immobile, laddove l'immobile, ad esempio, sia in comunione legale. In questo caso vi segnalo anche oggi sulla nostra pagina di NT Plus del condominio l'articolo di un collega di Ettore Ditta che rassegnava in ordine ad una sentenza in cui il coniuge in comunione legale non fosse stato convocato, e per cui si è arrivata ad esempio alla conclusione che l'inserimento nel registro anagrafe soltanto di uno dei coniugi, non neanche di entrambi, nonostante essi siano in comunione legale dei beni, e magari a livello catastale viene individuato soltanto uno dei coniugi, anche nella conservatoria del registro immobiliare, se lo vogliamo dire tutta, non può valere come esimente se non si prova che anche l'altro ne ha avuto effettiva conoscenza. Peraltro, ad arricchire questa casistica, rammento anche i contratti di convivenza della legge Cirinnà, e poi anche tutte le altre questioni spurie che sono più che altro collegate a effetti riflessi delle locazioni, come ad esempio il leasing, o altre situazioni ancora. Andando celermente, visto e considerato che abbiamo il mio tempo sta per scadere, se non è già scaduto, quello che mi interessava anche farvi valorizzare in questa sede è il contenuto, perché molte volte, soprattutto all'esterno, viene rappresentato di non poter estendere o stendere il contenuto dei dati del registro anagrafe e quindi dei dati per ragioni di privacy. Tra le ragioni di privacy io rammento due principi. Il primo che i dati che vengono indicati dall'articolo 1130 sono dati necessari all'amministratore per garantire la continuità gestionale, ma vi sono ulteriori dati che lo stesso utilizza per garantire la continuità gestionale e che però non sono chiaramente menzionati e tipizzati nel nostro codice. Pensate ad esempio alle mail, pensate ai numeri di telefono mobile o numeri di telefono fisso anche del singolo condomino. In questo caso, naturalmente, l'amministratore nella gestione di tutti i dati, soprattutto quando le deve calare all'interno del registro anagrafe, deve essere accorta al punto tale da distinguere il registro anagrafe dal punto di vista istituzionale, che deve essere condensato con quei dati che abbiamo istituzionalizzato, e dall'altra parte deve essere anche in grado, nella qualità in questo caso di responsabile del trattamento, come viene riportato in questa slide, di gestire ulteriori dati personali dei singoli condomini funzionali a migliorare e a rendere efficiente la propria organizzazione. Naturalmente il registro anagrafe non è soltanto collegato ad aspetti anagrafici, anche se è un gioco di parole, ma c'è anche tutta la questione collegata alla sicurezza. Peraltro la norma 1130 al numero 6 era stata congegnata illo tempore anche per
arricchire il contenuto di questi dati sulla sicurezza del fabbricato condominiale anche con un riferimento alle situazioni dei singoli appartamenti. Naturalmente la norma presto fatta è stata subito modificata espungendo quell'inciso normativo. Oggi ci rimane la questione della sicurezza all'interno e a livello del fabbricato, e lì a questo punto un appendice di questo registro deve necessariamente menzionare tutti i dati che sono collegati agli impianti e alle parti comuni, al loro ciclo e stato di manutenzione, alla loro corretta manutenzione. Ricordo che poi questa parte del registro è in continuo aggiornamento e sviluppo. Pensiamo che appena l'anno scorso l'amministratore è stato onerato di un'ulteriore responsabilità collegata alla somministrazione idrica a livello interno del condominiale, individuandolo come responsabile del trattamento, per cui anche lì ci sono una serie di dati che dovrebbero essere inseriti rispetto a questi tipi di incombenti. Nel contenuto del RAS, come vedete in questa slide, in genere dovrebbero essere inseriti tutti questi dati. Pensiamo anche al certificato di prevenzione incendi, a livello verticale, semmai superi una certa altezza di fabbricato. Pensiamo anche a tutti quegli adempimenti sulla sicurezza nel caso in cui vi sia un servizio di portineria. E poi per finire, la questione del registro anagrafe sicurezza, naturalmente è in continua evoluzione e sviluppo. C'è stata un'esperienza trascorsa che è stata anche superata dalla giurisdizione amministrativa, ma come non richiamare a questo punto, per finire questo nostro incontro, il regolamento del Comune di Milano, che prevedeva, quando è stato pubblicato 5-6 anni fa, l'adozione di un certificato di idoneità statica, onerando sempre l'amministratore a tenerlo e a mantenerlo anche ai fini della validità, per come era stata congegnata quella norma, poi annullata, della legittimità dei contratti di compravendita, analogamente a quello che succede oggi con l'APE, con le attestazioni di prestazione energetica. In buona sostanza, l'amministratore e il RAS in condominio, l'amministratore con il RAS e i condomini attraverso il RAS riescono ad ottenere, se valorizzato questo strumento, un'opportunità non indifferente per valorizzarne il rilievo e la propria vita all'interno dello stesso condominio. Per cui l'attenzione rispetto a questo strumento non è mai abbastanza, e il suggerimento che noi possiamo dare è quello di cercare di implementarlo nel proprio condominio nel modo più preciso possibile, sia dal punto di vista anagrafico, sia anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza, che è un adempimento, è un valore che non deve essere mai posto secondariamente a nessun altro incombente. Io ho terminato il mio intervento e vi ringrazio dell'attenzione.